Buongiorno e bentornati al canale Gamma Zinken. Negli scorsi video vi ho parlato io delle nostre macchinari per la tornitura del legno e mio padre degli accessori della tornitura del legno. Ma noi non trattiamo soltanto questa parte qua, abbiamo tutta la parte di accessoristica e macchinari per la lavorazione del legno e falegnameria. Quindi oggi vi parlerò di una macchina che non può mancare nel vostro laboratorio, la Seganastro. Oggi vi parlerò della Sabre, in italiano, o Saber, detto in inglese, 350. Ma prima di questo, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così non vi perdete i prossimi video. Innanzitutto, vediamo le generalità di questa macchina. È una Seganastro per la lavorazione del legno. Come dice il suo nome, 350, ha i volani da 350. Ma, a differenza delle macchine della sua categoria, ha un'altezza taglio utile di 28 cm, circa il 40% in più delle altre. La macchina inoltre è pensata per avere un'ergonomia di lavoro ottimale, quindi abbiamo vari supporti per le chiavi di servizio, per lo spingipezzo, importantissimo da utilizzare, e al di sotto abbiamo un vano per tutti i nostri jig definiti per la Seganastro e un bellissimo interruttore di emergenza ampio e sicuro, cosa non da poco quando si lavora su una Seganastro. Ora partiamo dall'alto e vediamo ogni singolo dettaglio e finezza che i progettisti di Record Power hanno adottato in questa macchina. Apriamo lo sportello superiore e diamo un'occhiata a cosa c'è dentro. Come detto prima, volano in ghisa da 350 con sopra la gomma per un ottimo trascinamento della lama e una facile sostituzione, perché negli anni la gomma si lascerà andare e andrà sostituita come ogni Seganastro. Abbiamo il tensionamento qua sopra mediante pomolo della lama. Questa macchina può montare lame da 3,2 mm fino a 19 mm. Il cambio della lama è molto facile, basta allentare la tensione tramite la leva posta dietro la macchina, che vedremo dopo meglio, e mediante la freccia selezionare la tensione corretta per la lama che stiamo montando. Logicamente con lame originali parliamo. La macchina è dotata di micro di sicurezza per essere perfettamente a normativa e avere una sicurezza maggiore per l'utente che sta lavorando. Il guidalama, per essere a normativa, deve essere totalmente chiuso ma permettere il cambio della lama. Per questo motivo i progettisti di Record Power hanno dato questa forma. Il guidalama ha una piccola finestra che permette un agevole cambio lama e una banda di acciaio armonico su guide che chiude la parte aperta del guidalama, che è stata creata per andare a lavorare oltre il volano. Questo permette di avere, come ho detto prima, l'altezza utile di taglio di 28 cm. Tutto questo è supportato da un robusto montante con cremagliera che, per darti ampio spazio di lavoro, va fin oltre la macchina. Queste due parti, infatti, si devono smontare qualora noi andiamo a fare dei movimenti sulla macchina, quindi a reimballarla per la spedizione, e le troverete smontati quando tirate fuori la macchina dalla scatola. Sul retro troviamo la leva di sbloccaggio, questa qua detensiona la lama per la sostituzione, e troviamo il pomolo di bloccaggio del castello guidalama e il volantino. Nelle macchine più belle troviamo il volantino sulla parte frontale, laterale della macchina, e il pomolo di bloccaggio sulla parte posteriore. Questo perché quando noi andiamo a sbloccare la lama, un minimo di movimento potrebbe darlo, ma se è
verso la direzione di taglio è facilmente compensabile col cuscinetto di legge spinta posteriore. Ma se fosse laterale, avremmo sicuramente un problema di allineamento col guidalama inferiore e quindi un taglio storto. Quest'altro pomolo invece serve per fare la regolazione del centraggio lama. Quando io vado a sostituire le lame, c'è la possibilità che debba riportarla centrata ai nostri due volani. Per verificare la centratura, questa macchina, e dopo ve lo faccio vedere nel dettaglio, ha due finestrelle, sia sopra che sotto. Mediante questo pomolo qua e la leva retrostante, io vado a riportare la lama perfettamente centrata. Per verificare la centratura, bisogna verificare la centratura della lama senza il dente. Quindi noi è come se coprissimo i denti e la parte piena della lama deve essere centrata. Qui possiamo vedere bene le due finestre, qua e qui sotto, per il centraggio della lama. Questo ci aiuta tantissimo, insieme alla finestra che abbiamo visto prima su questo sportello, a fare un tensionamento e una regolazione della lama ottimale quando facciamo il cambio lama. Quando parliamo di seghe nastro di qualità, la cosa più importante da verificare è il castello guidalama. Quando noi andiamo a fare una regolazione in altezza, va sbloccato. Quando lo riblocchiamo, questo castello deve avere un movimento minimo, impercettibile. Perché? Perché è quello che ci darà la precisione rispetto al guidalama inferiore, quindi una precisione di taglio maggiore. Quando io vado a sbloccare e a ribloccare il castello, come si può vedere, perché io, voi non vedete la mia mano che è qua dietro, ma sto agendo sul pomolo di bloccaggio del castello guidalama, il castello non si è mosso minimamente. Perché? Perché l'ergonomia e la progettazione di questo guidalama fa sì di poter mantenere una precisione elevata. Adesso vi spiego anche il guidalama. Il guidalama è su cuscinetti, non su guide come nella maggior parte, su pattini. Questo qua ha due cuscinetti laterali e un cuscinetto reggispinta posteriore. E, come abbiamo detto, l'ergonomia di questa macchina è studiata nei minimi particolari, si può regolare totalmente senza l'ausilio di chiavi. Quindi, sbloccandolo semplicemente, due molle spingeranno i cuscinetti verso l'esterno e con la pressione delle nostre dita li riportiamo in contatto sulla lama e infine serriamo i due pomoli. La regolazione è fatta. Così si aziona anche quello posteriore. Allento il pomolo, la molla me lo spinge in fuori e a questo punto posso riportarlo in contatto sulla lama. Qualora io cambiassi la forma della lama, quindi la sua grandezza, dovrò magari spostare tutto il castello. In questo caso viene in aiuto questa leva. Aprendo questa leva io posso spostare tutto l'intero castello, avanti e indietro, ribloccandola successivamente. Hanno scelto una leva a scatto in modo da poterlo fare senza ausilio di chiavi, ma poter spostare la leva in una posizione comoda e poi una posizione dove non inficia la lavorazione. Vediamo ora la guida di taglio. Composta da un robusto profilato in alluminio, alto in modo da dare supporto ai nostri tagli quando andiamo sull'altezza massima, fissato su un supporto in ghisa, che scorre su una guida in acciaio rettificato con marcatura laser dei millimetri e anche dei pollici. La particolarità di questa guida è che noi possiamo regolare il parallelismo rispetto alla lama. Infatti, sbloccandolo, possiamo cambiare se e renderlo divergente o convergente verso la lama e poi ribloccare in posizione. Possiamo notare anche
il piano in ghisa di questa macchina, che oltre a essere lavorato finemente, rettificato con le cave per la guida, notiamo anche che è molto più ampio rispetto alle macchine della sua categoria. E grazie alla barra millimetrata, che continua oltre il piano, possiamo spostare la guida fino alla fine del piano, rimanendo ancora supportati. Una particolarità dei piani del Seganastro è questa che sembra quasi una chiave. In verità serve per lasciare rigidità e precisione al piano. Il piano, per riuscire a togliere la lama, deve essere lavorato con questo scanso, ma per far sì che una volta rimontata la lama il piano rimanga perfettamente planare e preciso, viene fornita questa barrettina leggermente conica che entra in un foro conico, in modo che una volta cambiata la lama possiamo reinserirla, e riporta in piano perfetto queste due parti. Il piano è dotato di due cave a T, predisposte per la sua optional di guida goniometrica, fatta in ghisa con scala millimetrata e leva di bloccaggio, molto comoda e precisa. Una chicca fatta su questa guida qua è la scala registrabile, in modo da poterla regolare a zero. Come sopra, vediamo il vano inferiore. Anche qui stesso volano in ghisa con la gomma, ma troviamo la particolarità della spazzolina per la pulizia, cosa molto importante perché il trucciolo che cade giù andrebbe a rovinare e a spessorare, perché la polvere di legno crea spessore, la gomma. Quindi non avremo più una trazione ottimale della lama. Mediante queste due spazzoline, una sul volano e una sulla lama, avremo una pulizia costante della macchina durante il suo lavoro. Anche qua sotto abbiamo il micro di sicurezza, la bocchetta di aspirazione per le polveri e una chicca molto interessante di questa macchina, la doppia velocità. Mediante questo volantino vado a detensionare la cinghia e posso spostarla su un'altra puleggia. Questo mi permette di lavorare non solo il legno, anche materiali come il corno, la bachelite, legni molto duri e perché no anche le leghe leggere. Importantissimo, quando lavoriamo su leghe leggere bisogna sempre pulire la macchina, perché lo spuntiglio e il trucciolo andrebbe a rovinare le parti interne, essendo una macchina pensata per il legno, e la polvere è altamente esplosiva. Qui sotto troviamo anche il guidalama inferiore, che è uguale a quello superiore. Quindi anche sotto il piano abbiamo un guidalama di alto livello. La macchina inoltre è dotata di doppia culla di scorrimento, per far sì che l'inclinazione del piano, che può andare fino a 45 gradi e qualche grado in negativo anche, sia facile ma soprattutto robusta. Infatti abbiamo una grande leva di sbloccaggio e una chiave che tramite cremagliera ci aiuta in questo posizionamento. Quando dobbiamo tornare a zero, inoltre, abbiamo sotto al piano una vite di appoggio. Questa vite ci permette di trovare sempre lo zero in modo facile e intuitivo. Tutto il piano, essendo montato su questa importante
culla in ghisa può essere regolato mediante 4 grani e 2 viti di fissaggio, in modo che possiamo regolare la macchina e trovare la posizione più precisa possibile. Nel basamento di questa macchina il progettista ha pensato bene di creare un vano all'interno del quale noi troviamo le chiavi di servizio, il supporto per tagli tondi, questo si monta sulla nostra guida del pezzo che abbiamo visto prima, le istruzioni e abbiamo ampio spazio per mettere tutti quegli altri jig che ci possiamo costruire o possiamo comprare per aiutarci a fare alcuna lavorazione sulla sega nastro. Se ben piegate, anche le lame di scorta possiamo mettere qua dentro in modo da non averle in giro a rischiare di farci male. Ora mettiamo via tutto che vi faccio vedere un'altra piccola parte. Bella la chiusura. Le ruote. Questa macchina, infatti, essendo pensata anche per un piccolo artigiano o un hobbista, ha la possibilità, come optional, di avere il kit ruote. Questo facilita enormemente il movimento in laboratorio. La macchina rimane comunque molto stabile, perché qua abbiamo un ampio piede in acciaio che crea stabilità alla macchina. E le ruote invece sono in materiale duro, è una plastica dura, gommosa. Mediante il braccio, che andiamo a posizionare su questo foro qua, noi possiamo spostare la macchina in modo molto agevole e veloce. Comodo appunto perché è un laboratorio un po' piccolo e deve a volte fare tagli un po' più grossi. E con questo è tutto. Di questa macchina vi ho detto ogni minimo particolare e segreto. Ci vediamo in un prossimo video dove parleremo di qualcos'altro. Non so, o un'altra macchina sega nastro o qualche macchina particolare. Scrivetemi nei commenti cosa volete vedere.